Radio Base. Con noi il sindaco, il sindaco, sì, perché è stato già sindaco, quindi il candidato sindaco Antonio Romano. Allora, come va? Come sta andando? Bene, bene, sono soddisfatto, insomma, stiamo lavorando e ogni giorno incontro tante persone e percepisco, insomma, la voglia di sostenermi, la convinzione, l'entusiasmo. Anche i candidati delle quattro liste che mi sostengono stanno facendo un buon lavoro, sono soddisfatto. Molti dicono, ma perché lei è di nuovo in campo? Perché dopo due mandati ha deciso di, come dire, di rimettersi in gioco? Perché amo la città, amo Nocera Inferiore. Uh-huh. Io l'ho spiegato in qualche incontro che ho fatto anche pubblico. Veniamo da un periodo difficile per tutti, la pandemia, insomma, che ci ha costretti in casa, la guerra che sta, diciamo, procurando, anche se non sono ancora visibili, sicuramente tanti disagi. Manca a farla apposta, io ne ho parlato prima di come affronteremo il prossimo inverno, no? Delle difficoltà, dell'aumento del carrello della spesa, insomma, lo capiremo dopo. Casomai ne faremo un passaggio anche in seguito. E diciamo che durante questo periodo ciascuno di noi ha dovuto cambiare stile di vita, insomma, ciascuno porta ancora con sé, credo, la pesantezza di quel periodo e di quello che ci aspetta dopo. Ecco, rispetto a questo io credo che ognuno di noi deve così abbandonare le sue postazioni di comodità. Uh-huh. E dare un contributo. Io ho deciso di rimettermi in discussione, ma non è un impegno politico il mio. Oramai, insomma, la politica l'ho archiviata 10 anni fa, quando ho concluso la precedente esperienza, quando, diciamo, ho chiuso con i partiti, non ho tessere di partito da oltre 10 anni, e quindi io lo ritengo un rinnovato impegno etico e civile, perché credo che in questo momento tutte le persone che possono dare contributi in genere al paese, io dico alla città di Nocera Inferiore, devono mettersi in discussione per offrire, diciamo, la loro disponibilità, la loro esperienza. Io credo di avere maturato competenze e di averle dimostrate anche nel corso di quegli 8 anni con una serie di realizzazioni, una serie di interventi che hanno modificato il volto della città. Quindi, partendo da questo, insomma, mi rimetto in discussione e mi sottopongo al giudizio degli elettori con grande serenità. Intorno a te un gruppo civico abbastanza, insomma, solido, importante. Tra l'altro, tra poco, sabato, cioè, dovrete presentare le liste. Come, sì, va con la preparazione delle liste? Per la verità siamo pronti. Mm. Stiamo definendo gli ultimi dettagli, insomma. No, gli ultimi aspetti programmatici, per la verità. Mm. Poi gli adempimenti in generale, ovviamente un gruppo di persone che li stanno curando, siamo, diciamo, non dico a buon punto, li abbiamo raggiunti, li abbiamo conclusi, potremmo, insomma, a presto presentare anche le liste. Un'ultima cosa prima di sentire un po' di musica. Lei nel manifesto che ha fatto e lo slogan che ha lanciato dice un'altra idea di città, diversa da quella precedente che lei ha messo su nella sua precedente... No, diversa da quella attuale, ma in continuità con la mia che stavo realizzando. Io ho aperto una stagione di realizzazione di opere che hanno, diciamo, contribuito alla crescita della città. Il teatro, il palazzetto dello sport, la cittadella giudiziaria, la nuova viabilità al cimitero. Potrei continuare, sì, a lungo, ma non voglio. Quindi continuare il lavoro che è continuare che quel è stato lavoro fermato. E soprattutto rendere questa città più sicura e più ordinata, perché la vedo abbastanza confusa, insomma. Mm. C'è bisogno di lavorare un po'. E quindi l'idea di un'altra città. Radio Base.
Allora, abbiamo con noi qui a B-News il candidato sindaco al comune di Nocera Inferiore, Antonio Romano. Ormai la nostra carrellata su tutti i candidati sindaco sta per completare, poi dopo la presentazione delle liste andremo più nei dettagli. Vi ricordo che sabato praticamente è la scadenza, giusto? Dico sì, bene? Sì, sabato, sì, sabato a mezzogiorno. Mezzogiorno c'è la scadenza per presentare il logo delle varie liste, soprattutto i candidati al consiglio comunale. Io devo farle delle domande un po' scomode. Allora, ogni qualvolta si parla di Antonio Romano vengono fuori delle degli argomenti, diciamo, tabù, no? Il più, quello là che più viene gettonato è quello della Gori. Praticamente lei, tu vieni indicato come colui il quale ha consentito alla Gori di entrare a Nocera Inferiore, poi Gori è entrata in tantissimi comuni. Vogliamo dire la storia? Sì, è la storia che è documentata, insomma, mentre la narrazione è una narrazione falsa, strumentale, ovviamente veicolata da insomma, alcuni personaggi che conosco pure, peraltro, voglio dire. Beh, la storia della Gori a Nocera è questa, che Nocera Inferiore è stato uno degli ultimi comuni dell'agro nocerino sarnese e direi dell'ambito che ha passato le reti alla Gori. Perché questo? Perché noi abbiamo lottato strenuamente, direi con le unghie e con i denti, per evitare che ciò accadesse. E l'abbiamo fatto ovviamente con gli strumenti che in uno stato di diritto ci sono consentiti, cioè nel senso che noi facemmo una delibera di consiglio comunale, per la verità votata all'unanimità anche dalla minoranza, con la quale ci ebbi mandato di resistere al passaggio di consegnare le reti alla Gori, e questa delibera fu impugnata dalla Gori davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione di Salerno, e insomma noi ci affidammo a valenti professionisti, degli ottimi avvocati, tuttavia perdemmo il primo grado di giudizio. Ovviamente facemmo ricorso al Consiglio di Stato, ed anche il Consiglio di Stato, purtroppo, come era, diciamo, anche prevedibile, così rimanemmo soccombenti anche in grado di appello. Ecco, rispetto a tutto questo, poi io dovetti prendere atto di tutto questo, e ovviamente perché viviamo in uno Stato di diritto, certo, dove le leggi si rispettano, noi la legge, ricordo a me stessa che la legge Galli del 94, uh-huh, che ha disegnato gli ambiti territoriali ottimali, quindi fummo costretti a cedere le reti. Nel frattempo, lo voglio solo ricordare così a chi continua a denigrarmi, che in quel periodo, mentre noi resistevamo, insomma stavamo in trincea con l'elmetto in testa contro la Gori, c'era qualcuno che frattanto faceva i suoi comodi sistemando, insomma, i figli nella Gori. Tra l'altro, prego. No. Tra l'altro, perché io poi... Continuiamo con le domande scuole. No, vabbè, ma ci fermiamo un attimo, perché la radio, insomma, ha bisogno di tempi un po' così. Però le faccio le domande. Facciamo chiarezza. No, anche perché, insomma, è una cosa che io spesso dico, parlando anche con delle persone, degli amici, ma lo scrivo pure. Il fatto Gori, che poi tra l'altro a Salerno si chiama, c'è un'altra azienda, a Napoli c'è un'altra, è un fatto dovuto, nel senso che è stato imposto la legge nazionale. Dello Stato. Devono modificare la e legge. E questo secondo me non viene raccontato, è colpa anche un po' di tutti. Ma la narrazione collettiva e populistica spinge a dire vogliamo tutti l'acqua pubblica, ma insomma sono d'accordo pure io per, sì, l'acqua pubblica, certo, però non lo possono fare i sindaci questo, insomma. Certo. Sotto pena di responsabilità erariale, non trasferire le reti, come in qualche comune a noi vicino è pure capitato, e che sta vivendo momenti di difficoltà. Rocca Piemonte sta vivendo momenti di difficoltà. Basta chiedere a qualche cittadino di Rocca Piemonte che si lamenta per, certo, la mancanza che non hanno acqua, non hanno acqua. Per e non poi parlare poi della depurazione, sì, e quant'altro. E, certo, e poi probabilmente un'azienda importante come può essere Acea, come può essere Salerno, non so come si chiama, Napoli. Sistemi, alla fine praticamente consente anche che, lo so che la bolletta le cosiddette economie di scala. Beh, su questo credo che è stato un fallimento complessivo,
perché ovviamente rispetto a prima che c'era una grossa evasione dell'acqua, chiaramente insomma oggi ha un peso sul, sul bilancio familiare. Ma io credo che è stato un fallimento il fatto che i comuni non riescono a incidere nell'assemblea dell'ambito nel corso della quale si stabiliscono determinate cose, si approvano i bilanci, si stabiliscono sulla scorta dei quali poi si stabiliscono anche le tariffe. Credo che i comuni svolgono un ruolo importantissimo all'interno dell'ambito e possono essere determinanti a incidere. Se tutto questo non accada, bisognerebbe chiedersi perché. Radio Base. B-News, finestra sulle amministrative del 12 giugno. Con noi c'è il candidato sindaco al comune di Nocera Inferiore, Antonio Romano. Allora, prima abbiamo parlato di questa narrazione della Gori. Ora, un altro argomento che lui viene spesso, come dire, preso di mira, soprattutto sui social, è che lei ha speso troppo, ha speso tanto, tanto da ridurre le casse del comune di Nocera Inferiore praticamente a secco, ed è una narrazione che viene portata dall'attuale amministrazione sin da quando si è insediata. Ma veramente lei ha svuotato tutto, oppure svuotando ha consentito alla città, se lo ha fatto, ha consentito alla città di avere delle cose che oggi le tocchiamo con mano? Insomma, qual è la verità? Ma questa è una domanda che mi piace, la verità, che mi consente così ancora una volta di fare chiarezza. Anche questo fa parte della narrazione collettiva, becera e strumentale per quanto mi riguarda. La verità non la raccontano per quello che è. Io ho investito, ho fatto investimenti, questi sono i cosiddetti debiti produttivi, è come chi compra una casa e si fa il mutuo, no? Non paga più l'affitto, si paga il mutuo, però frattanto non ha solo il debito, ha anche la proprietà immobiliare. La verità è che io ho trasformato la città, ho fatto investimenti, ho assunto dei mutui chiaramente, perché non c'erano, diciamo, non sono tutti tutte opere che derivano da contributi, però la città è sotto gli occhi di tutti. Io ereditai una città che era, non era certo quello che ho lasciato. Ancora oggi vedo sui social come viene pubblicizzato il teatro, tanto per dire uno, per non parlare del palazzetto dello sport, la cittadella, piazza, le piazze, la viabilità, il miglioramento, la qualità degli arredi urbani, quant'altro, il commissariato, abbiamo reso una città più sicura, più tranquilla con gli investimenti sulle sedi del commissariato, della Guardia di Finanza, della stessa caserma dei Carabinieri. Però non raccontano che io ho lasciato un patrimonio immobiliare. Basta leggere il patrimonio del comune di Nocera Inferiore e saperlo leggere, perché riferendomi solo a queste opere che ho citato, tralasciando le illuminazioni, gli arredi, le piazze, le strade, i marciapiedi di cui pure si favoleggia, io ho lasciato un patrimonio immobiliare. Ho fatto la somma qualche giorno fa, di 30 milioni di euro, cosa di cui non si parla. Se ci sono dei debiti, ovvero i mutui, ci sono anche gli immobili, quindi io ho arricchito il patrimonio immobiliare della nostra città con queste opere, con questi immobili, cosa di cui non si parla. Ma le città si cambiano con gli investimenti. Voglio dire, io quando assumevo un mutuo avevo il parere di conformità del dirigente della ragioneria che mi autorizzava a farlo. Non ho fatto investimenti senza copertura finanziaria, che poi chi è arrivato ha trovato la curva degli investimenti rigida, nel senso che non ha potuto fare più di tanto. Beh, lo capisco pure, ma ricordo a chi di questa amministrazione favoleggia ancora su questa storia, che hanno potuto fare delle manutenzioni attingendo ai mutui che non erano stati, diciamo, tutti quanti impegnati, quindi attraverso i residui dei mutui hanno potuto, diciamo, fare delle opere di manutenzione. E poi aggiungo, io quando sono arrivato al comune ho trovato dei residui attivi di dubbia esigibilità.
che poi chiaramente si sono dimostrati nel corso degli anni crediti inesigibili. Ecco, io non ho fatto, insomma, tarantelle e chiassate, mi sono sobbarcato con grande sobrietà e grande correttezza, anche per rispetto a chi mi aveva preceduto, mi sono sobbarcato questi debiti e ho tirato avanti. Insomma, ciandellare così su una storiella che... Quindi, sì, no, Antonio, praticamente tu fai parte, perché ho scoperto l'altro giorno parlando con il mio commercialista, poi alla fine quando ci incontriamo alla fine va a finire, no, sulla questione anche politica elettorale, cioè. Che ne pensi, che dici, che fa? E allora lui mi raccontò di due teorie. C'è la teoria di che i comuni devono investire il più possibile. Certo, io parto da quello. Mentre invece ci sono altri comuni, e ne conosco qualcuno, che praticamente non muove, dice io ho in bilancio 2 milioni, cioè in attivo 2, 3, 4, 5, non so, sì, milioni di euro. Allora, tu fai parte di chi dice io devo, certo, investire. Certo, i bilanci vanno chiusi in pareggio. Certo. Perché un amministratore che non spende non è un buon amministratore. Ovviamente deve spendere bene. Io credo di aver speso bene. Abbiamo speso bene perché la città è diversa, l'abbiamo rilanciata. La Movita, tanto per dire, insomma, non è frutto certo di un così del caso. È frutto del perché abbiamo reso una città più importante, più bella, più significativa. La cittadella giudiziaria, voglio dire, un investimento di 30 milioni di euro, di cui 10 ci sono stati trasferiti dal Ministero di Grazia e Giustizia. E reso una cera significativa per una popolazione di 300.000 abitanti. Insomma, certo, voglio dire, arrivano avvocati e gente da ogni parte dell'agro nocerino sarnese. Quindi investire. Certo, è un, cioè, investire significa far crescere far una crescere. Città, aiutare l'economia di una città, aiutare il commercio, aiutare le imprese. Insomma, se si investe nelle zone industriali, tanto per dire, vuol dire che ci saranno nuove aziende che si andranno così ad insediare, quindi con occupazione. Radio Base. Allora, ultimi minuti per ascoltare il candidato sindaco al comune di Nocera Inferiore, Antonio Romano, che stiamo dialogando da una mezz'oretta per capire un po' il suo progetto. E abbiamo un po' chiarito anche queste vicende legate ad alcune cose che gli vengono rinfacciate, come la Gori, come i debiti, eccetera. Allora, un'altra idea di città. Qual è la città che immagina Antonio Romano se diventerà sindaco? Beh, io è una città che deve andare in continuità con il periodo che ho vissuto. Una città, io all'epoca coniai uno slogan sul quale poi qualcuno si divertì pure, ma poi dovette ricredersi. All'epoca dissi: voglio una città giovane, frizzante, vivace e colorata. E lo è diventata nel corso di quegli anni. Le tante manifestazioni, insomma, abbiamo vissuto veramente momenti straordinari, eccezionali. Io credo che adesso bisogna fare incidere in maniera determinante sul piano strutturale, continuare a incidere sul piano strutturale, quindi investimenti, non debiti, investimenti. È una città invasa dal traffico, specie negli ultimi tempi, anche per la concomitanza di alcuni lavori. È una città che ha bisogno innanzitutto di nuove strade. Il traffico non si risolve col piano urbano del traffico. Se le strade sono quelle, non c'è un mago che ci può risolvere il problema. Bisogna incidere, quindi il casello verso Napoli in direzione in località Betoncave, Arpagani in direzione Napoli, per evitare che arrivi da Nocera Superiore e che arrivi da Pagani arrivi al centro della città. Certo, non lo faremo noi, certo, ma lo faremo fare alla concessionaria del tratto autostradale Napoli-Salerno. Nuovi parcheggi, ampliare i parcheggi. Ecco, per esempio, sulla scelta di Via Canale io non sono assolutamente d'accordo, e lo dico con grande chiarezza. La sistemazione di quel parcheggio con la riduzione dei posti determinerà altri problemi per,
i commercianti, la viabilità, per l'inquinamento atmosferico. Per quanto mi riguarda, quella è un parcheggio che va realizzato due piani interrati e la parte in superficie va restituita alla fruizione della città, deve essere attrezzata verde. Verde. Mm-hmm. E il parco giochi che sta su Via Rea, nel parco giochi dove attualmente c'è il parco giochi, va realizzato un parcheggio multipiano di due piani, come sta Via Barbarulo che lo fece all'epoca Aldo Di Vito, un parcheggio del genere con ovviamente di basso impatto, in questo modo amplieremo i posti. E poi la rotatoria, ho lasciato un progetto 12 anni fa, che in 12 anni non si è realizzato. Improvvisamente in questi giorni si parla di questa rotatoria, pare che sia pure stata appaltata, sì. Ci sono problemi seri, l'impresa minaccia la rescissione del contratto, di andare via, perché nel frattempo i costi dei materiali sono lievitati. Ecco, quello ci consentirebbe un parcheggio di 350, all'epoca ricordo c'era un parcheggio di 350 posti, ci consentirebbe poi di immaginare altre cose, quindi alleggerire il traffico, così il parcheggio di Via Grimaldi. Io dico il parcheggio, un parcheggio anche nel consorzio di bonifica, nell'area ex Samash, e collegare questi parcheggi con delle navette elettriche che insomma sì. Possono, ovviamente parcheggi, io dico anche a tariffa zero, uh-huh. Perché noi dobbiamo incentivare la sosta, la lunga sosta, per evitare che una commessa, un impiegato di un ufficio pubblico possa arrivare al centro della città con la macchina, certo. Quindi come si fa in tutte le città? Quindi lei immagina città una città di nuovo attiva, operativa, con nuove cose da fare, sì, e tante sì, cose da fare. Con le zone industriali che sono destinate all'insediamento delle piccole e medie imprese artigiane industriali e non allo stoccaggio dei containers come qualcuno immagina, perché non se ne parla più, ma il progetto c'è e c'è l'impegno a realizzarlo. Noi su questo saremo sempre pronti a fare barricate. Ovunque saremo, se sarò sindaco non se ne parla proprio, chiaramente. Ovviamente mi sono opposto adesso, figuriamoci a un'ipotesi che venisse fuori da qualche parte. Se non lo diventassi faremo comunque barricate. Senta, praticamente sono curioso di capire, perché l'altra sera ho saputo di un evento pubblico molto partecipato, ma il cittadino che ti incontra per strada e dice Antonio io sono con te oppure non sono con te perché ti contesto su questo o quest'altro, ma qual è l'approccio che tu hai con il cittadino? Ma io se potessi fare un incontro lo farei con tutti quelli che non mi vogliono votare. Mm. Non inviterei i miei, diciamo, sostenitori, le persone che mi hanno manifestato disponibilità. Io vorrei spiegare a queste persone, anzi ascoltando queste persone, vorrei dare risposta ai loro dubbi, alle loro perplessità. Perché io credo di essere stato un buon sindaco, di aver lasciato cose che hanno trasformato il volto della città. È innegabile. Poi le storielle, appunto, sui debiti, si possono spiegare, ma per spiegarle bisogna anche essere disposti ad ascoltarle. Perché veicolare un messaggio subliminale, negativo e strumentale, è chiaramente, insomma, può anche cogliere qualcuno. Mentre la realtà è ben diversa. Dico, ma le manifestazioni che stanno facendo al Teatro Diana, che io ho comprato e realizzato, dove le avrebbero fatte? La viabilità al cimitero, il parcheggio al cimitero, ricordiamo tutti quando si andava al cimitero che bisognava parcheggiare in quella, in quell'attività, insomma, sì. con il fango dappertutto. Sì. Il palazzetto dello sport, dove avrebbero realizzato le vaccinazioni Covid, per non dire degli eventi? Bene, allora, Antonio Romano, candidato sindaco al comune di Nocera Inferiore, avremo altre volte modo di incontrarci, così come con gli altri candidati, per cercare di arrivare al voto dell'11 giugno, in questo caso a Nocera Inferiore, per capire bene, magari scegliere con coscienza, no? Con saggezza. Con saggezza. È un momento difficile, bisogna scegliere con saggezza. Con saggezza. Allora, Antonio Romano, buon lavoro. Sabato Grazie. C'è questa scadenza della presentazione delle liste, poi la presentazione di tutti i candidati, insomma il lavoro sei tu, non l'abbiamo trovato.
Non lo so, ma sei tu, l'abbiamo trovata? Cioè, la facciamo sentire per chiudere, mi sembra giusto. Mi ero un attimo distratto per pensare alle domande scomode. Allora, la sentiamo adesso, abbiamo la pubblicità. Possiamo sentire, eccola qua. Allora, chiudiamo con, lo facciamo con i nostri ospiti, e Antonio ha scelto Fabrizio Moro. Mi è un po' sorpreso con questo brano Sei tu. Perché Fabrizio Moro? Ti piace il cantautorato? Mi piace la buona musica, io ascolto di tutto, classica, leggera, sinfonica, jazz, rap, neomelodici. Fabrizio Moro credo che sia uno dei migliori cantautori degli ultimi anni. Perfetto. Peraltro è meridionale, insomma, quindi... e la dedico a mia madre che non ho più, che non ho potuto festeggiare ieri come avrei voluto. Bene, grazie. Grazie, grazie Antonio Romano, buon lavoro. Sei tu, Fabrizio Moro. Radio Base.